dal via questa grande giornata dedicata alla storica Fiat 500, ma parliamo di questi due giorni. Come nasce questo evento e come si articoleranno questi due giorni? È un evento molto importante per la nostra associazione, in quanto in queste due giornate vede la presenza di molte auto. Infatti oggi inizia il pre-meeting, chiamato appunto Drive-in in Fiat 500. Molti equipaggi sono già arrivati dalla Calabria, dalla Sardegna, appunto per partecipare a questo grande evento che si svolgerà nelle due giornate tra Sant'Agata Militello e ad Acque Dolci. Allora, questo pomeriggio abbiamo iniziato con la visita del museo, il museo della 500, dove molti equipaggi sono arrivati appunto da fuori per visitarlo, non erano mai entrati all'interno della struttura, infatti ho visto grande entusiasmo dalle loro facce quando sono entrati all'interno. E abbiamo una bellissima esposizione qui alle mie spalle di Fiat 500, da cui abbiamo anche una gamma in vignale e tante altre. E adesso alle 18.30 faremo una conferenza dove faremo anche delle premiazioni. Drive-in, questo grande momento sarà vissuto domenica, ma in cosa consisterà? Il Drive-in in 500 è un evento diciamo che italianizzato, in quanto negli anni 60 il vero drive-in si svolgeva in America, sotto il maxi schermo, dove assieme a una ciotola di popcorn si potevano guardare dei film a bordo delle proprie auto. Ecco, noi abbiamo voluto riprodurre quello che si faceva più di 60 anni fa, però a bordo delle 500, all'interno della pineta comunale di Acque Dolci, dove sotto un maxi schermo proietteremo un film comico di Pio Amedeo, Belli Ciao, quindi ci sarà tantissimo divertimento. È un evento gratuito per tutti i cittadini, quindi possono venire a guardarlo gratuitamente, dove noi poi daremo popcorn per tutti. E nello stesso tempo ci sarà anche la brasserie di Sant'Agata Militello, dove farà anche i panini hamburger per tutti i partecipanti. Quindi sarà un evento grandioso, ma lo spettacolo sarà quello di vedere le 500 sotto il maxi schermo come si faceva una volta. E quindi tra balli, divertimento e tanto altro, musica, allieteranno la serata. Qui vediamo anche alla tua sinistra un oggetto per testimoniare un ricordo indelebile. Sì, il selfie box è stato gratuitamente omaggiato, cioè per queste due giornate, dal nostro socio Ferdinando Losardo, in quanto lo ringrazio per tutto il lavoro che sta svolgendo, l'aiuto che ci ha dato da socio, dove ha portato tutto il macchinario, dove tutti i partecipanti avranno le foto gratuite di tutto l'evento, quindi tutti potranno divertirsi. Allora, continuiamo questa giornata, spazio alle auto, spazio ai protagonisti, ma continuate a seguirci perché Drive-In continua, vedrete tanto e ne vedrete delle belle. Grazie! Sono Roberto Vannini, sono il presidente del Fiat 500 Club Flurinas. Parliamo della vostra presenza qui oggi, perché e cosa deve rappresentare questa due giorni? Allora, per noi significa iniziare ad instaurare un rapporto col Museo dei Nebrodi e col presidente Antonio Mirenda, un po' incuriositi da ciò che è stato fatto in questi anni e incuriositi anche da questa 500 esposta qui pubblicamente. Al pubblico della zona e a chiunque voglia vederla. Incuriositi perché stiamo cercando di creare la stessa cosa nella paese, nella cittadina che ci ospita, quindi Flurinas, un piccolo paese di 1200 abitanti che dista 15-17 km da Sassari. Speriamo addirittura di poter incrementare questo rapporto non soltanto tra i due club, ma soprattutto anche tra le due amministrazioni comunali, convinti come siamo che possa per esempio istituirsi un gemellaggio tra le due cittadine. Flurinas è un paese più piccolo, ma Acque Dolci un pochino più grande. Abbiamo iniziato oggi pomeriggio alle 3:30 con le iscrizioni per gli equipaggi che arrivavano già da fuori dalla regione siciliana e la stiamo vivendo
Per noi dello staff in maniera molto intensa già dall'inizio, perché finire di organizzare la macchina organizzativa è un processo che va avanti già da 6 mesi e continuano ad esserci magari quei piccoli intoppi che di solito vengono subito già recuperati, quindi per dare il meglio a tutti coloro che partecipano. Cosa aspettarci? Come abbiamo già detto tante altre volte, anche grazie alle interviste che già ci avete fatto voi di Onda TV e di Bella Sicilia, saranno 2 giorni pieni. Oggi ci sarà un pre-meeting dove già incominciate a vedere le prime macchine che sono arrivate, in cui ci saranno delle brevi spiegazioni di quello che si fa, più altre spiegazioni del territorio e una piccola visita sul territorio, mentre domani ci sarà la vera giornata, quella un po' più intensiva, più profonda, in cui si partirà da qua, da Acque Dolci, dalla piazza e dal museo, andremo a visitare il castello di Sant'Agata di Militello, faremo un piccolo giro sul lungomare di Sant'Agata per poi rientrare qua ad Acque Dolci alla pineta comunale per balli e danze dalle 6 fino alle 8 di sera e verso le 21 la proiezione del film. Buonasera amici di Onda TV, mi presento, sono Franco e vi parlo della mia 500. È nata questa macchina nel 67, era del mio papà e era nel garage, però noi con i miei fratelli l'abbiamo ristrutturata, l'abbiamo portata e ora è una passione che rimane insieme qua agli amici cinquecentisti. Facciamo i raduni con il nostro presidente Enzo Polimeni e abbiamo questa passione. Oggi siamo qua ad Acque Dolci in questo mini raduno e siamo qua con gli amici. Intanto ringrazio Antonio Mirenda per avermi invitato, che ci tenevo tanto ad essere qua. Questo è il terzo anno che ci vengo qui ad Acque Dolci, abbiamo fatto altri raduni in passato e ringrazio questo, il mio piccolo gruppo di oggi, diciamo siamo 5 macchine con 7 persone che sono voluti venire qui ad Acque Dolci per diciamo vedere il paese, rappresentare e vedere questo bellissimo paese. E niente, la passione è intramontabile per queste mitiche Fiat 500 e oggi qui ad Acque Dolci ci sarà sicuramente un bel evento, come mi ha appena anticipato Antonio Mirenda. E niente, da Reggio Calabria noi siamo presenti e il prossimo anno cercheremo di essere ancora più numerosi. La Fiat 500 per noi è tutto, la nuova generazione e la vecchia generazione delle autovetture. Niente, a me mi ha portato indietro nei ricordi di quando avevo qualche anno in meno e adesso sono rinati, ecco, e spero di continuare per parecchio tempo. Allora, io sono nato nel 1959, prima della 500, la mia del 70, però diciamo sono un appassionato pure io, perché ho avuto un'altra prima di quella là, che è quella mia, quella blu, e viva la 500. Salve, la 500 per noi tutti è una passione che ci accomuna, ma è soprattutto quella che è stata la prima autovettura che ha dato modo agli italiani di muoversi con la macchina, quindi la motorizzazione di massa, e questo è l'elemento che in qualche modo rende, secondo me, questo modello di macchina la più importante del panorama automobilistico italiano. Piacere, sono Caterina, vengo da Motta San Giovanni. La mia 500 è nata con me e io con lei, perché la macchina era di mio padre e quindi è un valore affettivo enorme e quindi è una bellissima passione. Caterina ci segue dappertutto, è diciamo la nostra mascotte del nostro gruppo, del nostro piccolo grande gruppo, è sempre presente, c'è una bellissima macchina veramente da vedere di colore verde che all'interno ci rappresenta pure la bandiera tricolori dell'Italia, ecco, una macchina un po' particolare. E veramente siamo orgogliosi di averla con noi come nel gruppo. Caterina è veramente un personaggio.
Allora, Tappezzeria Vitale oggi è qui presente perché abbiamo sposato il progetto dei ragazzi del museo e siamo qui al Drive-In 500 29 e 30 luglio perché siamo comunque degli appassionati della 500 e della sua storia, pertanto facciamo da parecchio tempo anche realizzazioni interne dell'auto e siamo curiosi di vedere i clienti nostri se si avvicinano e comunque far vedere qualche lavoretto a chi sarà presente. Grazie. Anche noi volevamo consegnare un piccolo segno di riconoscimento, di amicizia alla club e al presidente Antonio Miranda, che è il nostro logo. Eccolo. Grazie, qua. Questo lo metteremo dentro il museo. Accompagnato dai gadget che quest'anno abbiamo voluto questi fare, servono di colori diversi, che abbiamo consegnato a tutti i nostri tesserati. Dentro troverai anche qualche adesivo. Ok. Grazie. E contemporaneamente non poteva mancare, ovviamente, La nostra bandiera della nostra bellissima isola. Appoggio qua. Che noi volevamo regalare anche questo come segno di solidarietà e amicizia tra le due comunità. Grazie. 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 Che vedi online, perché loro l'hanno pubblicato, questo è per capire che la mia è questa macchia qua. Sì, riconoscibile. Conosciamo alcuni equipaggi in questa grande giornata. Voi siete? Io sono dello staff del Museo della 500 su Inebrodi. Allora, questa auto è stata prodotta nel 1971, è una Fiat 500L, ovviamente rivisitata perché non è originale. Ho portato qualche modifica, l'ho mantenuta nella sua, diciamo tra virgolette, originalità, senza cambiare nessuna carrozzeria, nessun pezzo di carrozzeria né nulla. Ho soltanto sostituito il volante, il quadro che rappresenta quello della 595, possiamo dire, ovviamente è una replica.
poi abbiamo la leva cambio che lo modifica tanche, qualche modifica al motore e uno scarico sportivo. Poi per il resto è la 500L. Cosa rappresenta, diciamo, quest'auto per te? Una bella passione. Ognuno ha le sue passioni, c'è la passione della moto, per me la passione è la 500. Ho 24 anni e a 22 anni ho speso una bella cifra per farla, quindi non è da tutti, ecco, c'è nel senso avere una passione per una macchina d'epoca. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, siamo in compagnia di? Benenati Antonuccio di Rocca di Caprione. Ci parli di quest'auto, ce la illustra un po'? Quest'auto è un pezzo di storia, c'è la sua storia, ogni macchina c'ha la sua storia, ma questa qua è particolare. 10 pezzi rimasti al mondo, originale Giannini, 700, parliamo 700. Ci può far vedere qualche caratteristica? Caratteristica, posso fare del motore, conta chilometri. Per adesso la pezzeria non è la sua perché la sto facendo fare. Questo è il suo motore, originale così. Come cilindrate e cavalli? Diciamo che di fabbrica usciva con 36 cavalli della Giannini. Questo c'è qualcosina in più, però esternamente è tutto originale. Cilindrata 7, quindi? 700 R. 700 di cilindrata. Queste sono i stemmi della Giannini, adesivi della Giannini che mettevamo all'epoca. Anche nel vetro c'è come benvenuto. Certo, sono stati riprodotti perché la macchina è stata restaurata, giustamente. Cosa rappresenta quest'auto per lei? Ricordi di giovinezza. Ricordi di giovinezza, diciamo. Ed oggi qui tutti insieme, sarà una grande e bella giornata. Oggi come ieri e come prossimamente, si spera. Quest'auto è, diciamo, una 500 che è stata fatta da me, diciamo così, da hobby, nel senso l'ho acquistata e l'ho sistemata pian piano con sacrifici e tanta passione. Le caratteristiche di questa macchina è una macchina più che altro personalizzata al piacere del proprietario. Salve, io sono Natale Accidente e vengo da Bistretta, ho la 500 Giannini 650 NP. Come vedete è originale, con targa oro ASI. Che vi posso dire? Speriamo che stasera ci riesce come sempre questo meeting. È una novità, come ha detto Antonio, degli anni 60. Speriamo tutto bene. Buongiorno, sono Antonino Lomonaco da Bistretta e questa è la mia 500L e grazie ad Antonio, ecco, faremo questa giornata di reunion di appassionati di 500 e quindi da Mistretta ci siamo fatti questa bella passeggiata sperando che riusciremo una bella giornata, ma sicuramente quando il cuore batte per la 500 sarà una bella giornata per tutti noi. L'interno, come vi parlavo della Giannini, c'ha il manubrio, diciamo lo sterzo in radica di noce,
con tutte le caratteristiche della Giannini. Guardate il pomello originale, sempre della Giannini, l'interno in pelle. All'interno, come vedete, è con pelle rossa. Dovrò sostituire la capote perché è rossa e dovrebbe essere nera. Il quadrante, il tachimetro è della 850 ed è tipico della 500L, a differenza del modello precedente che era quello tondo. E in questa 500 c'è il pomello del cambio che, come si usava all'epoca, ognuno se lo personalizzava, quindi non è quello originale piccolino nero. E poi per il resto, ecco, la classica 500L, a parte il portoggetti che ho dovuto sostituire perché non è quello originale, più di cartone, più bombato. Buon pomeriggio a tutti, io sono Carmelo Merlino, vengo da Messina, ho una bella 500L del 71, del 15 settembre del 1971, ma praticamente i miei stessi anni. una gioia essere qui, sono pure un po' emozionato perché io ci tengo tanto a tutto quello che sta facendo il Antonio Mirenda, la grande passione che lui mette, la trasmette a tutti noi. Ha fatto veramente una struttura, è un museo che è unico in tutta la Sicilia. Buongiorno a tutti, benvenuti al Drive-In 500. Oggi ci troviamo ad Acque Dolci, di fronte al museo della 500, dove ha inizio questo grande evento che aspettavamo da un anno. Sarà un evento molto particolare, dove vede molti equipaggi provenienti da varie province, soprattutto da Sardegna e Calabria. Adesso ci troviamo davanti al museo della 500 ad Acque Dolci. Tra poco partiremo per Santa Agata Militello, dove ci saranno gli altri equipaggi che ci attendono al Castello Gallego. E auguro tanto divertimento in questo evento più unico che raro, qui ad Acque Dolci, all'interno della pineta comunale. Drive-in Fiat 500 su Inebrodi, l'arrivo al castello di Sant'Agata Militello. Presidente del Museo della 500 su Inebrodi, Antonio Mirenda, e tutti i partecipanti presenti qui oggi, tra poco l'esposizione delle vetture qui, ai piedi del castello, e la visita guidata nell'antico maniero. Grande giornata oggi! Bellissima giornata, tantissimi equipaggi che non ci aspettavamo. Bellissimo veramente, emozionante. Tutto bene. È bello, sempre bello, no? Voi da dove venite? Si cammina tutti in fila in 500. Noi veniamo da Barcellona Pozzo di Gotto. Auguriamo una buona giornata allora. Grazie. Ciao, buongiorno! Le grandi emozioni, come dicevamo, oggi, grazie al Drive-In Fiat 500 su Inebrodi, tappa in questo momento al castello di Sant'Agata Militello, più tardi alla pineta di Acque Dolci. Sarà davvero una giornata indimenticabile. Noi salutiamo tutti gli amici di Bella Sicilia, buongiorno, benvenuti al castello di Sant'Agata Militello. Buongiorno e benvenuti. Ciao. Com'è stato questo breve viaggio da Acque Dolci a Sant'Agata? Breve ma intenso, molto intenso, bello. Grazie. Bello. Le emozioni saranno ancora più intense tra poco, visitando, come dicevamo, l'antico maniero. Tante persone molto appassionate.
tantissimi appassionati. Una giornata indimenticabile anche questa. Sì, esatto, esatto. Siamo qui in attesa per dare il via al secondo giorno di questo meraviglioso raduno. Sì. Cosa auguriamo a tutti i presenti? Che sia una giornata sicuramente divertente e indimenticabile. Che giornata deve essere oggi? Una giornata di divertimento, di festa, di amicizia, di collaborazione e di scoperta per chi non conosce il castello e tutta l'associazione del museo. Grazie Loris Marogna. Buongiorno, poc'anzi sulla pagina di Bella Sicilia il video, potete ben vederlo. Grazie. Ed ora le Fiat 500, protagoniste di questa grande giornata. Io sono anche un appassionato di macchine, c'ho qualche macchinetta pure io. Emozioni su emozioni oggi. Bellissimo. Un mare di ricordi, tanta nostalgia, ma tanto affetto e tanto amore verso le carrozze. Buongiorno. Ciao. Buongiorno alla famiglia Squadrito. Presentate un po' questi gioielli. Cosa abbiamo qui al Castello questo Gallego di Sant'Agata Militello? Questo è un americanino, portato direttamente dall'America. Io le faccio una carrellata, vi faccio vedere delle altre carrozze. Cosa rappresentano queste carrozze per lei? Ma rappresentano la mia vita. Che meraviglie. Ho portato non tutta la mia collezione, ho portato solo alcune delle mie carrozze. Questo è un blocco di delle 1750, tutto originale. 1750? Sì, rimesso a posto qualche 30 anni fa, 35 anni fa. Da chi era utilizzata? Lei proprio, come prende il nome? Dottoria dei dottori. Che facevano le vise, dietro c'è un bel cassettone con tutti i ferri chirurgici, diciamo che erano i ferri che erano contati, non come oggi. In quale zona della Sicilia? Questa è stata sempre, faceva Sant'Agata Palermo questa carrozza, viaggiava tutte le settimane per Palermo, il venerdì ritornava a Palermo e il lunedì ritornava a Sant'Agata. Era un medico che veniva a lavorare qua a Sant'Agata negli ultimi anni. Questa mentre era una Vittoria, noi diciamo una carrozza da Vetturino. Questa è una carrozza che avrà i suoi 200 anni, è una carrozza molto antica confronto a quelli. Però è una carrozza sempre come li vediamo, sono carrozze tutte rimesse a nuovo, di sana pianta. Quello mentre è un calesse che in siciliano si chiama Calessi Carrica. Questo calesse veniva veramente utilizzato per il contrabbando a Sant'Agata, perché partiva da Sant'Agata e portava la soda a Messina, a Barcellona, al ritorno portava o la farina o il pane. E si chiama di carrica per questo motivo, perché aveva, se voi vedete le balestre, gli mettevano due foglie in più, le balestre sarebbero queste qua, veniva messa una foglia in più perché giustamente caricavano abbastanza ed era molto più veloce, con la carrozza non lo potevano fare. Mentre questa è una carrozza padronata, originariamente questa carrozza era di una baronessa, che poi è stata acquistata 30 anni fa da mio padre e l'ha rimessa di nuovo. E questa baronessa, questa carrozza era molto gelosa, però ha un particolare che ammortizzata e poi era comoda, lussuosa, perché era il raso, avere una carrozza di raso a quei tempi era come oggi avere un Ferrari, non era da tutti avere una carrozza di... Di quale epoca parliamo all'incirca? Sempre inizio 800. Inizio 800. Ai contadini. L'ultimo principe di Trabia, poi per farla breve, Giuseppe Trabia, a un certo punto lo vendette ad un privato. Il privato era un facoltoso chirurgo catanese, il quale in realtà non se ne occupò e lo diede in gestione. Il gestore, non più controllato da questo privato, lo usò a modo suo, diciamo, ci mise all'interno una pizzeria che occupava tutto il pian terreno e un ristorante che occupava tutto il primo piano. Quindi parliamo degli anni 70 del 1900,
per più di 20 anni, quindi 70-80, ci fu questa pizzeria e ristorante, quindi capite bene i danni che ha potuto fare negli anni questa pizzeria e ristorante. E allora il comune che cosa fa? Nel 1991 lo acquista dal privato, quindi l'ha dovuto pagare per riappropriarsene e poi lo ha restaurato. Il restauro si è concluso nel 2008. Allora, adesso il castello ovviamente è adibito ad altro, nella corte facciamo gli spettacoli, presentazioni di libri, matrimoni civili, una parte, un'ala, quella che c'è dietro di voi è dedicata alla biblioteca comunale e poi c'è tutta la pinacoteca sopra. Giù ci sono pezzi del nostro museo. Allora, ci troviamo in quello che era il magazzino, cioè dove ci fu la famosa pizzeria. In realtà questo proprietario, diciamo, aveva pavimentato un semplicissimo cotto. I restauratori, quando sono arrivati, hanno scoperchiato questa pavimentazione, hanno ritrovato parte di questo acciottolato negli angoli e allora hanno capito che dovevano rifare tutto quanto, fino a lì. Da lì in poi, scoperchiando questo pavimento, hanno avuto la sorpresa di ritrovare queste giare interrate. Ecco, guardate. Ehi, caspita. Allora, questo era un grande magazzino. Allora, all'interno di queste giare, olio, vino e grano, ciò che si ricavava dal feudo. Ne hanno evidenziate due per fare vedere l'ampiezza. Ogni giara circa 400-500 kg di prodotto. Ovviamente erano dotati di coperchio che non abbiamo trovato più. Quindi loro non li hanno potuti estrarre, hanno ricoperto di nuovo, lasciando soltanto le bocche. Due, sempre. O inventata. Ecco, o d'amore, o realmente esistita, tipo il bandito Giuliano che imperversava in Sicilia. Questa è il sepolto vivo, il sepolto vivo. Allora, questo signore con la bacchetta descriveva ogni vignetta. In realtà poi si concludeva la storia con la, veniva pulito, ecco, il colpevole alla fine. Poi se la bacchetta passava a un'altra persona, la storia poteva anche cambiare. E quindi questa era la televisione di quell'epoca. La comunicazione, l'informazione. Sì, ne sono rimasti ormai pochissimi. Qualcuno a Palermo e qualcuno a Catania, ma sono proprio rari ormai. Esatto. Allora, fermatevi qui ancora, vi faccio descrivere due feste tipiche. Allora, Santi e Santini li conoscete tutti. E mani e piedi di cera sono ex voto, come i cuori d'argento, anche gli occhi, per esempio, dedicati a Santa Lucia. O chi per esempio è stato operato al cuore portava il cuore, o chi il piede, o la mano, il dito. Cioè... Ma avete la biblioteca comunale, tra le capote della biblioteca sono appena superiore, qua potete vedere alcuni pezzi del museo antropologico. Essendo siciliani non devo spiegarvi perfettamente che cosa state vedendo perché fanno parte della tradizione contadina dei nostri avi, per cui sappiamo benissimo a cosa servivano tutti quegli oggetti. Durante la ristrutturazione vengono fuori quelle giare. Quelle giare, come tutte le giare siciliane, avevano uno scopo alimentare. Quelle in particolare servivano per conservare olio e... Cosa rappresenta questo giorno per Sant'Agata? È una giornata molto bella, abbiamo accolto subito l'iniziativa del Museo delle 500 sui Nebrodi, di questo raduno delle 500 qui a Sant'Agata. È un'iniziativa importante, un'iniziativa che diciamo riscuote sia l'interesse di quanti appunto posseggono una 500, ma anche di tutti quelli appassionati di macchine d'epoca, se così possiamo dire. Ed oggi anche una esposizione di carrozze della famiglia, sì, Squadrito, un altro grande vanto sant'agatese. Sì, è l'esposizione di carrozze che termina oggi da 3 giorni nel nostro cortile, che rappresenta tra l'altro una cornice molto bella dove appunto le carrozze fanno da corredo importante. E ringraziamo anche la famiglia Squadrito per questo evento abbastanza accolto, visitato da tanti interessati anche a questo tipo di evento. E ora tappa qui al castello di Sant'Agata. Per me sant'agatese è solo un vanto far conoscere a tutti i partecipanti il nostro meraviglioso castello. Abbiamo anche l'occasione di carrozze storiche all'interno del castello, quindi che dire, i turisti.
nostri partecipanti che a breve arriveranno, perché sono appena partiti da Acque Dolci per la sfilata, li accoglieremo in una magnifica cornice. Il castello, subito dalle terrazze poi del castello, dove si potranno vedere tranquillamente le isole Eolie e tutto il panorama del Mar Mediterraneo e del comprensorio dei Nebrodi, le carrozze, la visita guidata all'interno del castello, la sfilata per le vie di Sant'Agata di Militello e poi sul magnifico lungomare. E quindi, che dire, ringrazio l'amministrazione comunale nella figura dell'assessore Salvatore Sanna e poi il comune di Sant'Agata di Militello, voi di Onda TV e di Bella Sicilia per tutte queste interviste, per far vivere a chi non è potuto venire oggi e ieri al nostro drive-in in 500 e quindi riescono a trasmettere grazie a voi le emozioni che cercavano e che non riuscivano a trovare senza poter venire. Grazie, è stato un grande piacere. Noi continueremo il video con tante altre interviste. Grazie, grazie mille. Presidente, stiamo per tornare dopo aver fatto la visita, adesso cosa faremo? Adesso ripartiremo e andremo nel lungomare di Sant'Agata Militello, dove ci sarà un rinfresco per tutti i partecipanti, presso il White Bar, dove ci attende un bellissimo aperitivo. E poi partiremo di nuovo per la sfilata e ci recheremo nella pineta comunale di Acque Dolci, dove inizierà il grandissimo evento che è tanto atteso. Allora ci vediamo all'aperitivo, grazie!
grazie all'amministrazione che ci ha dato la possibilità di far conoscere a molti, io lo conoscevo perché abbiamo organizzato anni fa un evento qua, quindi come sempre è meraviglioso, è curato in tutti i dettagli, quindi grazie in particolare a voi che avete seguito loro che vi sono poi scappati un po', quindi mi dispiace anche per questo. E niente, noi diamo questa targa comunque al comune di Sant'Agata, che comunque vale anche per il castello, per quello che avete fatto, e speriamo di vederci in un'altra occasione. Grazie mille. A voi. Siamo noi che vi ringraziamo gli organizzatori di questo evento, che abbiamo accolto con grande simpatia e con grande gioia, e vi aspettiamo per qualche altra occasione. Ringraziamo le signore Silvana e Anastasia per l'accoglienza sempre al castello. Grazie ancora a tutti. Grazie. Abbiamo il piacere, oltre alla targa, di consegnarvi anche il nostro gadget a destra e a tutti per l'iscrizione. Quindi uno per l'assessore, uno per la volentieri. Grazie mille. E il quarto anche all'assessore, e anche al futuro socio, che sono in buca, e anche socio, quindi futuro socio. No. Antonio, è stato un fine settimana davvero intenso e adesso c'è il momento clou di questa manifestazione. Sì, sono state due giornate meravigliose, e dove abbiamo cercato di fare al meglio quello che ci avevamo programmati. Adesso siamo arrivati nella giornata di domenica, quindi la serata quasi finale, dove all'interno della Pineta appunto ci sarà lo spettacolo del drive-in, che è quello che noi abbiamo sognato da qualche anno. E finalmente ci siamo e siamo veramente contenti.
Le auto sono già pronte per assistere allo spettacolo di questa sera, la proiezione, vediamo anche un maxi schermo. Sì, questa sera proietteremo all'interno della Pineta Comunale un film comico di due artisti italiani, due attori italiani, Pio Amedeo, Belli Ciao, quindi sarà abbastanza comico e divertente soprattutto. Questa è la prima edizione, ma come nasce l'idea di creare questo evento? Non è stato facile, però con la passione, con l'amore per la 500 soprattutto, la voglia di aggregazione, siamo riusciti a crearlo molto lineare, senza nessun tipo di intoppo. Infatti per questa occasione ringrazio l'amministrazione comunque di Acque Dolci che ci ha dato la possibilità di organizzarlo all'interno della Pineta Comunale, ha dato modo di ripulire tutta l'area, insomma è stata veramente al nostro fianco. Un fine settimana diciamo intenso, avete già iniziato con gli eventi nella giornata di ieri e poi oggi avete proseguito con la visita al castello. Esatto, ieri molti equipaggi sono venuti da varie province ma soprattutto dalla Calabria, abbiamo anche degli equipaggi dalla Sardegna che sono venuti apposta per l'evento. E ieri sì, è stato molto intenso, soprattutto davanti al museo con la sfilata con l'esposizione delle vetture, poi abbiamo fatto una sfilata e si è conclusa al meglio. E questo pomeriggio ci siamo recati al Castello Gallego di Sant'Agata Militello, dove tutti i partecipanti hanno potuto ammirare la bellezza del castello e grazie alla visita guidata offerta dal comune che ci ha dato il patrocinio, quindi hanno potuto visitarlo gratuitamente e ho visto le facce di tutti i partecipanti che erano molto, gli brillavano gli occhi, ecco. Tra pochissimo appunto ci sarà il clou di questo evento, ma sicuramente come club guardate anche al futuro. Qui a pochi metri c'è il museo della Fiat 500, sappiamo che ci sono tante visite durante l'anno, un progetto quindi che parte da lontano e che guarda anche lontano. Sì, il museo della 500 diciamo che è il nostro punto di forza, perché senza il museo non avremmo raggiunto questo risultato. Il museo è aperto tutte le domeniche mattine, è stato censito dall'ASI, è un museo iscritto ai Musei d'Italia, insomma sta crescendo di giorno in giorno, ecco, perché abbiamo molte richieste soprattutto nel fine settimana. Siamo pronti per assistere allo spettacolo, appunto alla proiezione? Prontissimi, sì, non vediamo l'ora, pronti per vedere finalmente tutti questi giorni di attesa, vediamo un po', adesso ci divertiamo. È la prima volta che guardate un film dentro la vostra auto? Così sì. Quindi una bellissima iniziativa. Sì. Sì, infatti. Da dove venite? Da Furnari. Con una Fiat 500, immaginiamo. Ci parli un po' della sua auto. E allora, la mia auto l'ho comprata nel 2019, ma in famiglia l'avevamo sempre avuta. Poi sfortunatamente un giorno ce l'hanno rubata ed è finita così. Poi i ricordi si facevano sempre frequenti nella testa e ho deciso di riacquistarla. E così ho fatto. E quella rossa che vediamo lì in fondo? Sì, sì. Di che anno è? Del 70. È una Fiat L. Una L. Quindi lei se ne intende allora. Così, non mi ricordo. È riuscita a trasmettere la passione per la Fiat 500 lui a lei oppure viceversa? No, viceversa, però a me piacevano anche queste macchine, le macchine poi antiche. La cosa bella pure sono questi momenti, stare tutti insieme, socializzare, conoscere ogni volta sempre persone nuove. Ma guardate un po' chi incontriamo qui. Buonasera. Buonasera a tutti. Intanto i vostri nomi? Carmen Vulcano. Giusy Proietto. Ma vi vediamo con dei vestiti ideali per questa occasione. Sì, esatto, questi che vedete sono degli abiti realizzati completamente a mano da me stessa. Infatti qualcuno già mi conosce e quello che faccio, sono una fashion designer e per l'occasione ho creato appunto questi due abiti. Allora, parlaci un po' di questi due abiti, quindi tu oggi fai la modella? Sì, una modella per un giorno. Allora, parliamo subito di questo abito, ci colpisce la Fiat 500 e poi la sì, mitica Vespa. Potete vedere comunque ci sono la Fiat 500, la Vespa, i monumenti italiani che rappresentano proprio il Made in Italy. Invece questo è sulle linee degli anni 60, invece questo è sulle linee degli anni 50. Queste sono solamente alcune delle tue tante creazioni, le abbiamo viste anche in passato in altre manifestazioni. Sì, esatto, questo è diciamo un piccolo assaggio di quello che c'è stato precedentemente, di quello che ci sarà in futuro. Cosa si prova a indossare un abito del genere? Sono solamente onorata di rappresentare le sue creazioni, bellissime. E ai nostri microfoni Salvatore Lisciandro che arriva da Capodorlando. Capodorlando, sì, ho una carrozzeria a Capodorlando.
Lei si occupa quindi di aggiustare e sistemare queste auto? La carrozzeria, sì, restauro, sistemazione delle auto, noleggio, ora sto facendo pure, sto iniziando un pochettino ad ingrandirmi. Da 4 anni che ho iniziato l'attività. Sono sempre più le persone che portano la propria Fiat 500 per un restauro? Certo, sì. Magari hanno quest'auto nel garage da tanti anni ferma e lei poi si occupa di portarla a nuovo, così come vediamo oggi questi esemplari. Cerco di riportarla a nuovo, sì. Ma si riescono a trovare i pezzi? Sì, si trova. Non più l'originale, perché c'è tanto di non originale commercio, però si riescono a sistemare, diciamo. Quanto tempo ci vuole per restaurare un'auto e poi è possibile restaurare anche le auto che sono magari notevolmente rovinate dal tempo? Sì, si può, anche partendo da zero, basta che c'è un minimo, si parte e si può restaurare tutto. L'invito è quello di tirar fuori la macchina magari del nonno fermo in garage tanti anni, dare una sistemata e poi partecipare a queste iniziative, farle girare, farle vivere. Bravo, sì. E tu arrivi addirittura da Nicosia. Nicosia, sì, un paese che si trova in provincia di Enna. Conosciamo benissimo, anche perché come Onda TV l'abbiamo più volte visitato. Oggi qui ad Acque Dolci avete visitato diversi luoghi, anche Sant'Agata Militello, e adesso tra poco ci sarà la proiezione. Sì, questa proiezione è la prima volta per me che guardo un film, diciamo, da dentro l'automobile. Spero che, credo sia una bella esperienza. Tu fai parte di un'associazione? Sì, Associazione Veicoli Storici Nicosia, appunto, siamo un'associazione con circa 90 iscritti, 90 soci, una bella realtà per Nicosia. E questa Fiat 500 che vedo ha un simbolo particolare, Abarth, i giovanissimi sicuramente sanno di cosa stiamo parlando. Sì, è una copia Abarth, perché purtroppo le Abarth sono introvabili e anche care, diciamo, da poter acquistare. Io ho voluto un pochettino copiare qualcosina dall'Abarth perché sono un appassionato appunto di Abarth. Sappiamo che le Fiat 500 sono molto apprezzate dai giovani ma anche dagli adulti, ecco, è un'autovettura che mette insieme tutte le generazioni. Assolutamente sì, infatti coetanei di mia figlia che ha 15 anni già non vedono l'ora che mia figlia fa 18 anni per poter fare un giro con la 500 con lei, perché è una macchina che non ha tempo, ecco, secondo me. Tra pochissimo il drive-in, un'iniziativa originale quella portata avanti oggi? Sì, assolutamente, è una bella iniziativa. Noi, appunto, essendo organizzatori di raduno, non abbiamo mai avuto la possibilità di poterlo organizzare. Credo sia veramente una bellissima esperienza e una buona organizzazione da Antonio, veramente una bella organizzazione. Donna al volante, pericolo costante, è così oppure no? È vero, è proprio così. Ma dai, non è vero. No, assolutamente no. E allora, una bellissima immagine quella che stiamo vedendo, è anche un bellissimo evento quello che stiamo vivendo in questo momento. Sì, certo, stare insieme, parlare con tutte queste persone è una cosa veramente molto importante. Tra poco ci saranno anche i popcorn, sappiamo. Sì, perfetto, è un evento per richiamare il drive-in, l'atmosfera americana di una volta. Non manca nulla per rendere speciale questa serata? No, non manca nulla, grazie a tutti voi. Bene, allora noi continuiamo a sentire gli altri protagonisti di questa giornata, voi seguiteci. Una serata speciale! Veramente una serata fantastica, complimenti agli organizzatori, anche perché è una iniziativa assolutamente originale. Noi partecipiamo come Gallego, siamo stati invitati, abbiamo avuto questo privilegio e siamo presenti con il nostro presidente che torna finalmente dopo una forzata pausa, e abbiamo portato due macchine, certamente non 500, ma che fanno parte della nostra collezione, una bellissima Wills del 38. Ecco, presidente,
non sono Fiat 500, ma sono sempre bellissime auto e auto storiche. È un'auto storica che ha 80 anni di vita. Siamo onorati di essere invitati qua con il Club 500. Da un po' di tempo che siamo in pausa, ho avuto un piccolo infortunio e quindi comunque siamo onorati di essere qua a questa bella festa dei ragazzi che hanno organizzato questa manifestazione. È bello vedere giovani che si impegnano nella organizzazione di questi eventi dedicati alle auto storiche. Ce ne sono sempre pochi, però qua ho visto qualche cosa che si sta muovendo con la 500. E allora, noi speriamo di poter organizzare quindi con voi qualche altro evento, magari, ecco. Noi non vogliamo anticipare niente, ma penso, si parlava poco fa col presidente, che a settembre, fine settembre, inizio di ottobre, torneremo come Gallego ad organizzare molto probabilmente una 3 giorni anche fuori provincia. Le nostre macchine d'altronde sono stanche di stare dentro. Questa sera, per celebrare questo invito, abbiamo tirato fuori la Jeep e anche la DKV, era da quasi 2 anni che non la uscivamo, una macchina ormai più unica che rara nel suo genere, e loro reclamano la strada e quindi reclamano di uscire. Drive-in qui ad Acque Dolci, un'iniziativa molto interessante, originale. Lei viene da molto lontano, da un'altra isola. Certo, noi veniamo da un'altra isola, veniamo dalla Sardegna, in particolar modo da un paese vicino a Sassari che si chiama Florinas, dove ha sede il nostro club, che si chiama infatti Fiat 500 Club Florinas. In quanti siete oggi? Siamo soltanto in due, io che sono il presidente ed un altro componente del direttivo, perché gli altri erano impegnati, chi per problemi di famiglia, di lavoro, e non avevano neanche ferie a disposizione, anche perché venire con le macchine è un pochino problematico. Noi siamo venuti in aereo perché eravamo un pochino curiosi anche da questo Antonio Miranda ha fatto e sta facendo qua in questa città. È la prima volta che viene in Sicilia oppure no? È la prima volta e contiamo di tornarci, perché siamo stati benissimo. La Sicilia è una isola bella come la nostra, e infatti si chiamano le due isole gemelle, non a caso. E noi speriamo di portare in Sardegna la stessa iniziativa di Antonio. Il nostro scopo è quello di esporre anche noi a Florina una Fiat 500 e nella prospettiva lavorare anche per il gemellaggio tra le due comunità. Perché noi uniamo la passione a questa autovettura anche insieme a rapporti di collaborazione, solidarietà, amicizia con le persone che ci vogliono bene, che ci sono vicine. Possiamo dire che la 500 unisce. La 500 unisce, è difficile che possa dividere, ci sono anche queste situazioni purtroppo, ma noi lo interpretiamo come uno strumento, una passione per poter unire persone diverse, comunità diverse, città diverse. E lei arriva da Barcellona Pozzo di Gotto? Barcellona Pozzo di Gotto, sono con la mia famiglia, mia moglie Angela e i miei 3 bambini Andrea, Samuele ed Emma. Quindi una manifestazione ideale per tutta la famiglia? Sì, sì, sono occasioni imperdibili questi, anche perché a mio figlio Andrea piace andare in 500, quindi cogliamo l'occasione per fare una piccola gita e guardare nuovi posti. E oggi assistere al drive-in non accade spesso, forse è la prima volta. Esatto, è la prima volta, è un evento straordinario. Complimenti ad Antonio Miranda, perché invece dei classici raduni dove si circola soltanto, si fanno le mostre delle 500, invece qua è un'occasione per stare all'aperto in compagnia di altri 500isti e guardare un film. E sappiamo che lei è uno dei soci storici di questo club. Sì, esattamente, da molto tempo io partecipo ai raduni, ogni anno puntuale diciamo. Lei è un meccanico? Sì.
sono appassionato della 500, più sono meccanico e quindi è il mio mestiere che mi porta proprio pure a sistemare quindi le auto, ecco. Le auto con passione, diciamo, mi impegno con passione a sistemarle anche ad altre persone, diciamo, ai clienti, a persone. La Fiat 500 ha un motore tutto sommato facile da sistemare? Sì, diciamo, per chi lo conosce è facile, per chi lo conosce, io diciamo sono cresciuto su queste macchine, ho imparato il mestiere con queste macchine, quindi sono ben a conoscenza del funzionamento e quindi so bene come funziona e come ripararlo con facilità, conoscendo bene il motore. Cosa ne pensi di questo evento? Bellissimo, diciamo, ci vuole, diciamo, per svagarsi un po', per divertirsi insieme, per conoscere altre persone che hanno questa passione, ci divertiamo, diciamo. Assessore, oggi il drive-in qui all'interno della Pineta, una serata speciale. Sì, assolutamente sì, una serata speciale, ben riuscita, diciamo, da queste prime battute. È bello vedere tanti giovani, ma anche tante persone che arrivano anche da fuori regione. Sì, devo dire che l'evento è riuscito. Ora c'è l'epilogo finale col drive-in alle ore 21, credo inizia, c'è la proiezione del film. Quindi questa è la dimostrazione quando si lavora in sinergia tra le associazioni, amministrazione comunale e tutto il territorio, le attività del territorio, le cose fatte bene, questa è la dimostrazione che le cose sono state fatte bene. E in questa serata speciale non può mancare il cibo, ma cosa preparate di buono questa sera? Allora, facciamo degli hamburger di manzo locale, del pulled pork, che sono straccetti di maiale che fanno una marinatura di 48 ore e una cottura a bassa temperatura di 12 ore che sotto affumicatura. Non possono mancare anche le patatine fritte. Certo, le patatine è un classico, vanno sempre accompagnati i nostri panini con patatine fritte, anelli di cipollo, bocconcini di pollo, abbiamo un po' tutto. E allora, cosa ci prepari per il nostro pubblico? Cosa? Facciamo un pulled pork, che è questi uno dei piatti quindi più richiesti, piatti forti anche. Sì. Come si prepara? Quali sono gli ingredienti? Allora, questi qua sono gli straccetti di maiale che fanno la cottura che vi dicevo. Poi noi accompagniamo con del cavolo rosso e del cavolo bianco e una salsa barbecue aromatizzata al whisky. I pochissimi ingredienti che rendono speciale però un panino. Certo, ci sono i giusti abbinamenti per quello che è la sgrassatura del maiale e la croccantezza che dà il cavolo. Il nostro panino quindi è pronto già così? È già pronto così. Cosa ne pensi di questa serata? È una bella manifestazione che comprende un po' tutte le fasce d'età e speriamo che più gente si appassioni a quello che è una tradizione ormai storica, diciamo. Allora, iniziamo. Intanto grazie per essere qui. Tra qualche istante, poi tra meno di mezz'ora inizierà ovviamente il nostro film. Sono stati due giorni intensi, ma veramente intensissimi. Non vi dico che è stato facile organizzare un raduno del genere in due giorni. Dietro c'è tutto il lavoro, sono tutti loro, quindi gli farei un applauso. Bravo Ciro! Ovviamente un applauso va anche a voi, quindi per le vostre macchine, per la passione che avete dentro, questa familiarità anche con il museo. Ecco. Questo evento in gran parte è stato sponsorizzato anche dal Comune di Acque Dolci, che tengo a ringraziare il sindaco che comunque stasera per motivi familiari era fuori, però adesso abbiamo il buon assessore qui con noi. E faremo una prima premiazione per poi fare le altre premiazioni soprattutto agli sponsor e ai club che sono qui presenti, che ringrazio veramente. Senza di loro era difficile organizzare un raduno del genere, soprattutto per quello che vedete dietro e per tutte le autorizzazioni che abbiamo dovuto fare in pochi giorni. E poi vi presenterò anche una persona che ci ha aiutato a fare anche questo. Ringrazio Onda TV che è qui con noi, che ha seguito l'evento per tutti i due giorni. E ovviamente avrete tutte le comunicazioni quando andrà messo in onda. Daniele Araca, che è lì, che saluto, grazie, ci darà tutte le info, andrà sui TG
regionali, Adriano Monachino, che ha seguito, ha fatto tutte le interviste, è stato veramente formidabile, sia sui social, Bella Sicilia, e taggando il nostro museo ovviamente. Loris, il vicepresidente. Adesso, ovviamente, ringraziamento, ripeto, il comune di Acquedolci, Sant'Agata Militello, gli sponsor Onda TV, la Brasserie di Sant'Agata Militello, che subito dopo la consegna di targa potete già avvicinarvi allo stand della Brasserie. Abbiamo anche AM Centro Stampe di San Fratello. Quindi è stato un evento molto impegnativo, però alla fine ce l'abbiamo fatta. E quindi inviterei intanto l'assessore del comune di Acquedolci. Buonasera. Questa è una targa che viene consegnata dal vicepresidente del museo, Loris. E poi abbiamo fatto realizzare per il sindaco, così che poi potrà metterla nel suo, una 500 realizzata in occasione per l'evento, quindi una, fatta tutto a mano. Perfetto. Grazie. Vuole dire qualcosa, assessore? Sì, ci tenevo intanto a dare il benvenuto a tutti ad Acquedolci e poi soprattutto a fare i complimenti a te, Antonio, e a tutta l'associazione per l'ottima riuscita della manifestazione. Avete fatto un grande lavoro, noi come comune vi abbiamo supportato in tutto per quanto possibile, ma il merito è solo vostro e quindi ancora complimenti e buona serata a tutti. Il bilancio è nettamente positivo, lo potete vedere adesso anche dietro alle mie spalle, tutti coloro che sono venuti a questo raduno si stanno radunando per mangiare buon panino della Brasserie, che devo dire, due giorni intensi pieni di fatica per noi dell'organizzazione, anche perché non sono stati solo questi due giorni l'organizzazione, ma è una macchina che va avanti da ben sei mesi, perché tutto quello che riguardava le varie autorizzazioni, pensare a cosa fare per l'evento, i gadget da consegnare, andare a visitare i vari luoghi per capire se era fattibile ciò che volevamo fare, e poi i due giorni veri e propri, quindi è un bilancio che per noi è estenuante a livello di fatica, però bellissimo, siamo stanchi ma ci siamo divertiti tantissimo, spero che anche i visitatori e i soci che sono venuti al nostro raduno si siano divertiti, spero che tutti coloro che guarderanno il vostro servizio, che ci avete seguito per due giorni, riescano a comprendere quanto può emozionare il mondo della 500, capisco che la telecamera non trasmette le stesse emozioni, ma se vedete il sorriso di ognuno di noi e voi che ci avete seguito per due giorni ce l'avete dimostrato, anche parlando prima ci avete detto che tutti coloro che avete intervistato erano contenti, quindi che cosa poter dire? Grazie a tutti voi, a tutti coloro che ci seguono, grazie a doveroso alle amministrazioni comunali, un grazie doveroso a tutti i membri dello staff che chi per un motivo, chi per un altro si è prodigato a rendere al meglio questo evento, un grazie ad Antonio, un grazie anche a me, un grazie agli sponsor.